Vediamo insieme in questo video la funzione formazione di Risolvo. Risolvo ci permette di gestire e di tenere sotto controllo tutti gli adempimenti relativi alla formazione, informazione e addestramento previsti dalla normativa in materia di sicurezza. Tutti i lavoratori ai diversi livelli della gerarchia aziendale hanno necessità di ricevere una adeguata formazione, informazione e addestramento rispetto alle attività che effettuano all'interno dell'azienda e rispetto al loro ruolo all'interno dell'azienda. Ecco che attraverso questo strumento noi possiamo non solo registrare la formazione già effettuata, ma anche andare a pianificare dei nuovi corsi e avere sotto controllo uno scadenziario con tutte le attività formative che dobbiamo prevedere all'interno della nostra azienda. Ci facciamo aiutare da questo schema per capire come con Risolvo possiamo procedere alla definizione delle esigenze formative, alla registrazione della formazione già effettuata e alla pianificazione di nuove attività di formazione, informazione e addestramento. Innanzitutto dovremo compilare un'anagrafica lavoratori dove andremo a definire i soggetti destinatari delle nostre attività formative. Sarà utile anche compilare l'anagrafica mansioni. In questo modo potremo attribuire un'esigenza formativa non alle singole persone, ma a un gruppo di lavoratori che svolge una stessa attività. Per la definizione delle esigenze formative potremo poi procedere manualmente, quindi inserendole una per una, andando a specificare per ciascuna quali sono le mansioni e i lavoratori da coinvolgere, oppure potremo compilare il DVR e il check-up e in questo modo estrarre in modo automatico l'elenco di queste esigenze formative. Una volta completata questa parte, si dovrà procedere alla registrazione dei corsi di formazione che già sono stati effettuati. Una volta terminata questa fase, noi avremo una panoramica della situazione della formazione in azienda. Questo ci permetterà di vedere quali sono le attività formative che dobbiamo procedere a pianificare. Quindi potremo sempre con questo strumento andare a programmare dei nuovi corsi. Andremo poi a registrare l'avvenuta attuazione di questi corsi e, passaggio fondamentale, potremo anche andare per ciascuna di queste attività formative a specificare se sono state o meno efficaci per i lavoratori coinvolti. Come dicevamo, il punto di partenza per l'utilizzo dello strumento formazione di Risolvo è la compilazione dell'anagrafica lavoratori e mansioni. La compilazione dell'anagrafica lavoratori come elemento fondamentale per avere i dati di ingresso, cioè i nominativi dei lavoratori a cui associeremo i corsi di formazione, l'anagrafica mansioni invece come strumento che ci permette di gestire poi la formazione nel caso di cambi di mansione dei lavoratori. Se io associo un'esigenza formativa al singolo lavoratore, nel momento in cui dovesse esserci un cambio di mansione, io dovrei gestire manualmente questo mutamento nelle esigenze formative della persona. Se io invece ho attribuito la formazione o associato la formazione a delle mansioni, nel momento in cui io farò un cambio mansione, vedrò in automatico comparire al lavoratore delle nuove esigenze formative relative appunto al nuovo tipo di attività che va a svolgere. Dalla schermata Home di Risolvo io posso facilmente inserire un nuovo lavoratore andando nel menu Inserimento dati, Anagrafica, Lavoratori e utilizzando il tasto più. Nel momento in cui avrò creato il mio lavoratore, attribuendogli un numero di matricola e appunto il nome e cognome, avrò queste tre sezioni, esigenze formative, storico formazione e formazione in corso, che mi daranno indicazioni rispetto alla formazione del lavoratore. Il lavoratore appena creato nella sezione esigenze formative ovviamente non avrà alcun risultato da visualizzare.
Se ho utilizzato Risolvo per l'elaborazione del DVR e del check-up, io avrò già incontrato degli adempimenti che riguardano la formazione. Nel momento in cui ho utilizzato questi adempimenti come misure all'interno del DVR o nel momento in cui ho dato per applicabili degli adempimenti all'interno del mio check-up, se questi riguardano la formazione, mi sarà anche chiesto quali laboratori o quali mansioni sono coinvolti in queste attività formative, o meglio, quali laboratori devono essere coinvolti in queste attività formative. Queste diventeranno le esigenze formative dei lavoratori che sono stati segnalati. Nella compilazione del check-up, un adempimento quale formazione degli addetti al primo soccorso, riguardando appunto una formazione, formazione e addestramento, ha due finestre, mansioni e laboratori, dove io posso andare ad aggiungere le mansioni che intendo coinvolgere in questo tipo di formazione, in questo caso associerei addetto primo soccorso, oppure i singoli lavoratori che io intendo coinvolgere in questo corso. Passaggio fondamentale saranno la registrazione dei corsi già svolti e la programmazione dei nuovi corsi. Accedo alla sezione formazione dal menu attività e mi trovo in questa schermata dove sono riportate le esigenze formative aziendali. Se io ho compilato il DVR e il check-up, questo elenco sarà già popolato. Se io invece non ho compilato né DVR né check-up, questo elenco sarà vuoto e dovrò io andare a popolarlo aggiungendo manualmente delle esigenze formative. Per aggiungere un'esigenza formativa, io dovrò definire a quale fabbisogno vado a rispondere, cioè a quale adempimento di formazione, informazione e addestramento vado a risolvere e quali mansioni e o quali lavoratori sono interessati a questo fabbisogno formativo. Una volta create le esigenze formative, io passerò alla registrazione dei corsi già effettuati. Registrando i corsi già effettuati, io mi ritroverò in queste colonne a destra la panoramica di quanti lavoratori non sono stati formati, e vedo i numeri in rosso, e quanti lavoratori invece risultano formati, con il numero in verde. Terminata la registrazione e l'inserimento di tutti i corsi già effettuati, ovviamente registrerò solo i corsi che hanno avuto esito positivo, andrò a vedere per i lavoratori non formati di pianificare una nuova edizione corso e lo farò attraverso questo pulsante con il registro e la targhetta. I corsi che io vado a pianificare mediante questo pulsante li ritroverò poi in attività adempimenti pianificati, utilizzando il filtro rapido corsi di formazione. Con l'orologio verde le attività concluse, con l'orologio blu le attività da fare, con l'orologio di colore rosso eventuali corsi di formazione che sono scaduti con la data scaduta. Una volta registrati i corsi già effettuati ed eventualmente dopo aver pianificato i nuovi corsi che intendo effettuare, io dovrò procedere alla sincronizzazione, cioè all'allineamento dei dati riguardanti la formazione. I corsi inseriti, le esigenze formative inserite, i lavoratori interessati da queste attività formative. Una volta effettuata la sincronizzazione, in inserimento dati anagrafica, se io apro la scheda del mio lavoratore, troverò le sue esigenze formative elencate in questo foglio, con un bollino verde per quelle per cui c'è già stata un'attività efficace, un bollino rosso per le attività che devono essere pianificate. Troverò foglio formazione in corso eventuali corsi che sono stati già pianificati per questo lavoratore. Troverò in particolare nello storico formazione quali sono i corsi già effettuati da questa persona e potrò trovare qui direttamente anche l'attestato di formazione che devo aver allegato
nella chiusura dell'attività precedente, quindi nella chiusura dell'attività di formazione. Quando pianifico un corso da effettuare nel futuro, una fase importante è la chiusura dell'attività con la verifica dell'efficacia, ovvero qualunque attività formativa, una volta realizzata, bisogna verificare che sia stata utile al lavoratore, quindi efficace. Per fare questo, una volta realizzato il corso, io andrò a cercarlo in attività adempimenti pianificati, utilizzando il filtro rapido corsi di formazione. Nell'elenco io troverò il corso che mi interessa, ad esempio questo sui video terminalisti, e andrò a dire che questo corso è stato effettivamente effettuato attraverso il pulsante Chiudi attività. L'avanzamento, una volta terminato il corso, sarà al 100%. Il corso sarà stato fatto in una certa data. La durata del corso l'avevo già definita. Vado a specificare chi ha tenuto questo corso, quali sono stati i contenuti. Io adesso per velocità li metto in breve e potrò qui allegare gli attestati di questo corso. Li registrerò come allegati in chiusura se li voglio pescare dalla mia rete o dal mio desktop e visualizzarli solo dal lavoratore o dal corso. Li andrò a pescare da documenti, li andrò a inserire in documenti di chiusura se invece io voglio crearmi una database di tutti gli attestati nella sezione documenti di risolvo. Una volta chiusa l'attività, l'icona che prima era di colore blu ora diventa di colore verde. A questo punto il mio corso risulta effettuato. Ho allegato gli attestati della formazione. A questo punto devo procedere alla verifica dell'efficacia. Qui mi compare la scritta Verifica formazione. Cliccando, io troverò l'elenco dei lavoratori che hanno partecipato a questa attività formativa e dovrò per ciascuno dire se l'attività l'ho ritenuta efficace oppure non efficace. Per il mio lavoratore posso supporre che sia stata efficace in quanto, ad esempio, ha superato un test finale oppure a distanza di tempo può essere fatto un colloquio con il lavoratore e in quell'occasione stabilire l'efficacia dell'attività formativa o dell'attività di addestramento di cui stavo trattando. Per chiudere la fase di verifica dell'efficacia, io mi sposterò dal registro partecipanti a dettagli scadenza, andrò a dire in quale data è stata effettuata questa verifica, potrò allegare degli ulteriori file e a questo punto andrò a dire di salvare e chiudere effettivamente l'attività, confermando a risolvo che voglio farlo. Ritornando sulla schermata degli adempimenti pianificati, corsi di formazione, il mio corso ora non riporterà una verifica di efficacia, ma una info sull'esito della formazione effettuata, dove appunto mi comparirà che tutti i lavoratori hanno superato il test finale o comunque questa verifica di efficacia. Dopo aver chiuso le attività pianificate, i corsi effettuati e aver fatto la verifica dell'efficacia, io dovrò tornare nella sezione formazione e con il pulsante sincronizza allineare i dati. A questo punto, tornando nell'anagrafica lavoratori, io troverò che la persona di mio interesse ha due esigenze formative efficaci, concluse, e nel suo storico formazione compariranno tutti i corsi che ha effettuato, sempre con la possibilità di estrarre direttamente gli attestati. Andando sulla panoramica della formazione, saranno stati modificati i numeri relativi ai lavoratori formati e ai lavoratori non formati.
Risolve ci permette quindi di avere sempre sotto controllo in tempo reale lo stato della formazione in azienda. Ci permette di verificare per ogni singolo lavoratore se è formato, quali sono le sue esigenze formative, qual è stato il suo percorso formativo nel tempo. Permette l'archiviazione degli attestati e permette di creare uno scadenziario che aiuta l'azienda nella programmazione delle attività formative. Scopri tutte le funzioni di Risolvo by Nexi, il software per gestire la salute e la sicurezza nella tua azienda.